sono Tiziana Monterisi, sono un architetto, cofondatore di Rice House insieme al mio compagno Alessio Colombo. Rice House nasce dopo tanti anni di mia ricerca da architetto e veramente da nativa ecologica. Perché il riso? Perché non sono biellese, perché mi ci sono trovata a vivere ormai quasi 20 anni fa. Biella è il paese più a nord del mondo che produce riso e tra Biella e Pavia c'è il 92% della produzione italiana, ma soprattutto è il primo produttore europeo di riso. Il riso è il primo alimento che sfama il 66% della popolazione mondiale ed è l'unico cereale che non viene coltivato per nessun altro che l'uomo. Come ci sono arrivata? Continuando a guardare quelle risaie, sono entrata in contatto con tutto il mondo del riso, dove c'è i due scarti principali, sono la paglia nel campo e la pelle del chicco, che è la lolla, dal mondo delle riserie. Entrambi hanno delle caratteristiche tecniche meravigliosi e per noi diventano veramente la materia prima, cioè quella che non fa più estrarre materia vergine per costruire prodotti edilizi, perché il prodotto edilizio è fatto proprio da quello scarto. E da lì è cominciata la mia ricerca e sperimentazione, diciamo artigianale ma scientifica, di come veramente questi scarti potessero dialogare col mondo delle costruzioni, quali erano i benefici ambientali e se davvero il mondo dell'agricoltura e il mondo dell'architettura potevano trovare un incontro e una strada comune. Noi prendiamo tutti gli scarti, quindi la paglia, la lolla, l'argilla, le ceneri, l'amido, 7 tonnellate di riso, 10 tonnellate di scarto per ogni ettaro. Produciamo prodotti che immettiamo sul mercato, quindi il mattone, il pannello isolante, l'intonaco, ma il tessuto di riso. Oggi abbiamo più di 30 prodotti, quindi per me riuscire a creare un nuovo modello di business che è circolare, sviluppa un territorio, perché io parto da un territorio, creo prodotto, ma con la certezza che a fine vita quei prodotti non saranno un problema per le generazioni future, ma al massimo saranno una nuova opportunità. Questa è la prima casa reale che abbiamo ristrutturato interamente con i nostri materiali, era veramente un prototipo, era prima della nascita di Rice House, dove però l'abbiamo cappottata con la paglia, con il termointonaco in calcelolla, abbiamo isolato il tetto, abbiamo realmente costruito un microcosmo che è un edificio a 3 piani, che non ha bisogno di riscaldamento, che non ha l'allaccio al gas, meno dipenderò dalle reti esterne e più avrò costruito un'architettura che a me piace definire rigenerativa e di pace. La prima che abbiamo fatto nel 2012 era un piccolo prototipo di 25 metri quadri, sempre qui a Biella in Fondazione Pistoletto, con il Politecnico e un workshop con gli studenti, che era la prima casa realmente fatta con materiali derivanti dallo scarto del riso. Vado in montagna, la natura mi rigenera, sia che sia l'inverno e quindi siamo amanti dello sci, tutta la famiglia ovviamente, ma sia l'estate. Davvero il camminare in mezzo a un bosco, in mezzo alla natura, per me è super rigenerativo e mi ridà quella carica per fare nuovi progetti, ma l'arte è la mia passione. Ho lavorato più di 10 anni col maestro Michelangelo Pistoletto, dove la sua visione di arte per una trasformazione sociale responsabile, mi ha fatto ricercare, incontrare, conoscere tantissimi giovani artisti che lavorano in queste tematiche e quindi che lavorano con gli scarti del cibo creando opere d'arte, lavorano con gli scarti della nostra quotidianità, che siano le bottiglie di plastica o altri rifiuti. E questo per me è molto stimolante culturalmente. La verità è che l'artista ha sempre una visione e Michelangelo per me è sempre stato
quello che aveva la visione 20 anni fa, lui parlava di tematiche che oggi sono alla luce, diciamo, di tutti noi, ma lui 20 anni fa portava con le sue opere questi messaggi.